Radio Hit. Questa è la vera forza della radio. Ringrazio in primis per la disponibilità e le facciamo i nostri auguri come redazione di territorio. Benvenuto alla compagnia di Rogliano, alla compagnia del Saputo, un territorio così grande. Per oggi la intervistiamo per questa bella iniziativa, Donare il Sangue, il carabiniere che dà un segno importante. Grazie per le belle parole. Il segno che dà il carabiniere non altro che un segno atto a sottolineare quello che fa tutti i giorni, cioè quello di donare se stesso nel servizio, se arrivare anche fino all'estremo, come ho avuto anche modo di verificare recentemente dalla cronaca. Quindi donare il sangue è naturale, è un gesto naturale, si sottolinea quello che facciamo tutti i giorni. Per me, carabinieri, parliamo di un periodo di pandemia, è stato messo a dura prova. Lei è arrivato in una compagnia che ha sofferto, però duramente lavorato per uscirne. Oggi donare il sangue, ci sono momenti che anche il carabiniere deve mettersi alla prova. Mettersi alla prova per donare il sangue? E se ci mettiamo alla prova tutti i giorni, perché il nostro è un servizio, non è un lavoro, e pertanto è una prova continua, quella di riuscire a essere all'altezza delle aspettative della popolazione per quello che noi facciamo e quello che noi rappresentiamo. È arrivato in un territorio, quello della Valle del Saputo, molto vasto. Il simbolo del carabiniere tra il cittadino, me lo vuole sottolineare? Il simbolo è lo Stato, siamo noi. Il carabiniere rappresenta lo Stato anche in un territorio parcellizzato, posso dire così, come quello del Saputo, fatto di piccole realtà, di paesini, di comunità che devono essere come dire, omogeneizzate dalla figura di qualcuno che rappresenta lo Stato. In questo caso siamo noi. Lei come comandante di compagnia ha tante piccole stazioni, però oggi sta dimostrando con la donazione del sangue che è anche una grande famiglia. È quello sicuro, anche perché l'isolamento aiuta a stare più uniti, e pertanto questo non fa altro che rappresentare questa situazione. Noi siamo in un territorio vasto, siamo pochi, sia come abitanti che come carabinieri, e per questo siamo
uniti ed è più facile essere uniti. Allora chiudiamo questo momento con un in bocca al lupo e ancora una volta complimenti e grazie per aver scelto Rogliano, o almeno per lavorare per il nostro territorio. Grazie, grazie, grazie a voi. Si ripropone l'iniziativa della donazione del sangue. Dopo l'anno scorso, l'8 dicembre, i carabinieri si impegnano anche nel sociale con una donazione. Qual è il simbolo che volete dare? L'Arma dei Carabinieri, oltre ai compiti istituzionali che quotidianamente è portato a svolgere, ha voluto oggi dedicare una giornata per concorrere nelle donazioni ematiche. L'infezione epidemiologica da Covid-19 ha notevolmente scoraggiato la pubblica utenza a donare il sangue presso il centro trasfusionale di Cosenza e pertanto abbiamo voluto concorrere anche noi nel dedicare una giornata proprio per partecipare a questa iniziativa. Il carabiniere nel sociale, anche in questo caso con una semplice donazione del sangue, anche se semplice non è, perché ci vuole quello spirito di solidarietà, il carabiniere è presente. Un gesto gratuito, semplice, di quotidiana normalità, che vuole testimoniare ancora oggi la prossimità del carabiniere al cittadino. Il Covid ci ha insegnato tante cose. Qual è quella che ha lasciato nel carabiniere? Il Covid ci ha fatto capire che di fronte alla malattia siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali e il carabiniere, prima di essere carabiniere, è anche un cittadino, per cui ci sentiamo ancora di più in dovere di prestare il nostro servizio, di offrire la nostra vicinanza al cittadino. E oggi abbiamo deciso di donare una parte di noi al cittadino. Lei ha utilizzato una parola, carabiniere di prossimità, però siamo in una compagnia che abbraccia un territorio così vasto, quello della Valle del Savuto. Qual è il momento che il carabiniere deve svolgere la propria funzione, o qual è il carabiniere di prossimità? Quel dialogo costante col cittadino? Sì, quel dialogo costante col cittadino che avviene in ogni momento della nostra giornata, sia da quando riceviamo il pubblico presso le nostre caserme, sia nel corso dei nostri servizi di controllo del territorio. Quotidianamente cerchiamo di prestare la nostra vicinanza al cittadino. Anche con questa donazione quindi il carabiniere lancia un messaggio. Il cittadino che deve avvicinarsi un po' ai momenti di solidarietà, come lo fa il carabiniere, lo può fare il cittadino? Sì, e con questa giornata abbiamo voluto anche noi concorrere con le donazioni ematiche, e proprio perché la pandemia ci ha dimostrato che comunque ci sono delle difficoltà e il cittadino viene scoraggiato nel partecipare alle donazioni del sangue, ed è per questo che abbiamo voluto anche noi con questa giornata testimoniare la nostra vicinanza e offrire una parte di noi. Radio Hit. Questa è la vera forza della radio.